direttore sportivo, ormai ex presidente del Melina, che oggi è qui in veste appunto di essere la squadra gialloblu. Questo Melina che riparte con sani e buoni obiettivi. Sì, è una società che comunque negli anni ci siamo sempre contraddistinti per la capacità di saper affrontare dei buoni campionati, quindi quest'anno partiamo con la novità di Totino, noto come nuovo presidente. Quindi io adesso sono il direttore sportivo, quindi in accordo con l'allenatore Alfredo stiamo già mettendo a punto la squadra per questo campionato. Abbiamo già effettuato alcuni colpi di mercato. Quali sono i colpi? Ricordiamoli. Ma in primis già riconfermare gente come Matteo, Piero Vitellaro, Toto Di Marco il portiere, poi parlo di Tonino Di Franco che è un ottimo centrocampista per la categoria, e penso che Dario Chiappera l'attaccante sia un attaccante di categoria, di livello, l'anno scorso ha fatto benissimo in un campionato di promozione. Poi c'è l'attaccante esterno Lillo Lana, proveniente dal Milocca. E poi è l'ultimo colpo di mercato, Salvatore Lauricella, che il mister stravede per lui, a me piaceva anche, quindi adesso a giorni abbiamo ufficializzato pure Alessandro Schifanella dietro, aspettiamo un paio di giorni e riusciamo a completare ancora la rosa. Infatti, a proposito, possiamo svelare qualche colpaccio finale? No, meglio non parlare, perché voi giornalisti poi fate saltare tante volte tante trattative, perché molte società sono interessate a tanti giocatori. Sicuramente arriverà un difensore centrale di ottimo livello tecnico e un paio di juniores. Abbiamo una società come il Campofranco che abbiamo un discorso iniziato con un paio di ragazzi, credo che la cosa si fa comunque. Il Melina parte dal neo mister Alfredo Mettina, che non ha assolutamente bisogno di presentazione. Dove può arrivare questa squadra? Ma diciamo che abbiamo l'obbligo di fare meglio dello scorso anno, l'ottavo posto dello scorso anno, per le ambizioni che ha il nuovo presidente, il presidente Noto, fanno presagire di raggiungere un obiettivo diciamo molto consone alla società, perché è stata rinnovata in tutti i ranghi ed è stata rinnovata sia dal punto di vista tecnico che dal punto di vista dirigenziale. Chiaramente c'è l'euforia che si riscontra in una nuova dirigenza, c'è l'euforia nella tifoseria e questo ci fa ben sperare, grazie al lavoro che ha fatto il direttore sportivo Palumbo, nonché l'assessore in grado, dirigente pure del Melena. Il loro lavoro è ben fatto, hanno scelto dei giocatori sotto la mia collaborazione nell'individuare quelle persone che possano far bene e che possano far, diciamo, auspicare un traguardo abbastanza consone alla società.